Supporta la tua azienda in questo video. JabTV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot@jabtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte. Buon mercoledì a tutti, benvenuti a Vox Populi. Anche oggi tre persone fermate in maniera casuale nella via di Voghera rispondono alla domanda sull'argomento del giorno. Stepchild adoption, letteralmente adozione del figliastro, meccanismo che permette a uno dei membri di una coppia di essere riconosciuto come genitore del figlio, biologico o adottivo, dal compagno. Possibilità che il decreto di legge Cirinna sulle unioni civili prevede anche per le coppie omosessuali. Favorevole o contrario? Ma favorevole a tutto l'impianto o due cose? Io penso, sono favorevole ad una legge che riconosca i diritti di tutte le coppie, no? Anche quelle omosessuali, di fronte alla legge. Non sono favorevole all'adozione del figli naturali. Come mai? Perché secondo me c'è poca chiarezza in quello che potrebbe essere il futuro, cioè quindi delle adozioni con l'utero in affitto. Se lo chiarissero bene, che se uno ha avuto un figlio e quindi possa essere riconosciuto, va bene, se no si apre un futuro che non è molto chiaro, mentre sono favorevolissimo a che sia per legge omologata, corretta, garantita le coppie, qualunque esse siano. Ma io l'ho sentito in giro, per me io non sono contro queste cose qua, per me fanno quello che vogliono, io faccio, cioè non sono contro di loro. Poi facciano quello che vogliono loro, tutto qua. Quindi anche l'adozione comunque è qualcosa che non ti infastidisce? L'adozione è una cosa normale, comunque è un figlio, cioè anche se non è il proprio figlio, secondo me è una cosa normale, basta che lo crescono bene, tutto qua, non è che io non sono contrario a queste cose. Assolutamente contrario. Come mai? Perché penso che la famiglia sia una, è indissolubile, padre, madre, uomo, donna e basta. Quindi non crede che potrebbe essere una tutela per il figlio quello di essere adottato comunque da una coppia piuttosto che rimanere con un solo genitore, magari che non lo desidera più di tanto? Da una coppia sì, però purché sia del sesso opposto, eterosessuale. A questo punto le chiedo, è contrario anche a tutto il resto della legge Cirinna oppure soltanto a questo aspetto? Completamente, proprio in assoluto, proprio contrario alla legge Cirinna. Supporta la tua azienda in questo video. JabTV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot@jabtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte.